Se siete fortunati, questa volta le finisco. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. E sì, cari miei, se siete fortunati, questa volta le finisco. Che cosa? Ma le pigne! Ho la borsa di Mary Poppins in versione Mary Pignans, perché ho una borsa di Mary Poppins piena di pigne, inesauribile. Io tiro fuori pigne senza che ci sia un fondo a quella borsa, ma mi sa che con questo lavoro do fondo alle mie scorte di pigne. Oggi infatti faremo insieme una bellissima ghirlanda barra centrotavola con le pigne. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, vi ricordo che se vorrete supportare Arte per Te tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale, vi metto qui il link dove vi spiego il perché di questa decisione. Se vorrete farlo, mi farà tanto piacere, ovviamente, se no non l'avrei chiesto. Se invece non vorrete farlo, non vi preoccupate, non ci fa nulla, avrete i vostri buoni motivi, vi va molto bene così che siete qui a farmi compagnia guardando un mio video, quindi grazie in entrambi i casi, vi voglio bene in egual maniera comunque. Inoltre vi ricordo anche che vi aspetto sui miei altri canali YouTube, Ombretta e Due Cuori Una K. Il primo è un canale di lifestyle, beauty, cose da donna. Il secondo è il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Cucina e risate in tema familiare, diciamo così. E poi vi ricordo di seguirmi anche su Instagram e su Facebook per non perdervi le anteprime, le novità, i pensieri in diretta di questa pazza di Ombretta. Fa pure rima. Allora, adesso basta parlare e andiamo le pigne a consumare. Giuro, non parlo più in rima. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare la nostra ghirlanda delle feste. Allora, una ghirlanda fuori porta bellissima. Ci sono anche materiali vivi in questo video. Come prima cosa ci serviranno delle foglie secche, che potrete comunque sostituire con della carta velluto del colore che più desiderate. Io vi suggerisco sempre un color bruciato che leghi con il colore del legno. Poi, adesso vi dico perché del colore che vorrete. Delle pigne che in natura non troverete così, e qui andiamo all'occorrente vivo. Vi servirà anche un marito, un compagno, un uomo, un qualcuno che assolderete per pochi spiccioli, come ho fatto io, che vi tagli con un seghetto alternativo le pigne a fette. È difficile tagliarle? No, con un seghetto no. Con un seghetto non è per niente difficile. Prima essiccatele però in forno caldo per 40 minuti, un forno normale, in microonde per 4 minuti circa. Quindi, mi raccomando, le pigne devono diventare così grazie alla mano di un uomo. Lo possiamo fare anche noi donne, ma se abbiamo l'uomo, facciamolo fare a lui. Se invece non lo abbiamo, ahimè ragazze, dobbiamo impolverarci. In realtà io ho preso tutte le parti finali delle pigne, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, io ne ho 9, ma non so se le userò tutte. Un anello da ghirlanda in polistirolo si trova in tutte le cartolerie, negozi di belle arti, anche molti cinesi li hanno. Io ho delle bacche che ho preso alla Lidl, nel video precedente vi dicevo che le ho prese all'IKEA, invece no, vi ho mentito, non è che vi ho mentito, ho l'Alzheimer, in realtà le ho prese alla Lidl. Poi dello spago. Utensili, vi serviranno delle pinze, delle forbici, forse il tagliabalza, poi dell'acrilico bianco o di qualunque colore voi desideriate, perché la ghirlanda possiamo lasciarla o naturale o possiamo farla screziata di bianco o di qualunque colore natalizio voi desideriate, dorato, rosso, verdone, quello che più preferite. Quindi pistola per colla a caldo e relative stecche. Per verniciare io userò la gomma lacca decerata, vi lascio qui il link del video dove vi insegno a farla, ma potete utilizzare una qualunque vernice spray lucida e un pennello per la gomma lacca. Ovviamente ci servirà anche il pennello per l'acrilico. Cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo il nostro girellino qui di polistirolo e rivestiamolo con delle foglie. Come faremo?
mettiamo della colla a caldo, quindi poggiamo la foglia e appiccichiamola senza bruciarci attorno, così. Quindi assicuriamoci che il giro sia chiuso sempre con un punto di colla a caldo. Con varie foglie, io ne ho di castagno ma ne ho anche di acero, insomma, compilerò tutto il giro della mia ghirlanda. Prendiamo le nostre pigne che noi o nostro marito avrà tagliato senza curarsi troppo dell'estetica, e allora noi adesso con una pinza o con un paio di forbici ben robuste togliamo tutte le parti che sono a nostro avviso in più o che stonano con quella che è la nostra idea principale della composizione. Quello che vorrei fare su questa ghirlanda è più o meno questo, quindi comporre le mie pigne in maniera tale da creare una sorta di bouquet di margherite. Già anche così è un amore, però noi non ci accontentiamo, eh? E allora cominciamo a comporre. Colla a caldo sul retro della pigna, anche il retro della pigna è bellissimo. Prima di chiudere il giro ricordatevi di crearvi un laccetto e semplicemente fate il cappio sul cerchio della ghirlanda, poi lo aggiusterete in lunghezza quando deciderete di appenderla a seconda delle vostre esigenze, così. Ora potete decidere di fermarvi qui o di continuare e chiudere tutto il giro della vostra ghirlanda. Peccato che la mia ghirlanda sia piccolina, il mio cerchio in polistirolo. Se fosse stato grande sarebbe venuta ancora più bella. Più grande è, più bella viene questa ghirlanda. Con delle bacche in legno riempio gli spazietti vuoti. A questo punto, dopo aver ripulito da tutto i filamenti della colla a caldo, io lucido con la gomma lacca soltanto le pigne. Voi, se avete la vernice, proteggete con un foglietto le bacche, oppure se volete poi lucidare tutto, lucidate tutto. Allora, gomma lacca naturale o decerata è la stessa cosa, è lucido tutto. Facciamo asciugare ben bene, ci vorranno soltanto pochi minuti. Dopodiché passeremo l'acrilico. Se mi chiedete perché prima di passare l'acrilico passo la gomma lacca se poi devo coprire tutto, per due motivi. Innanzitutto perché la gomma lacca funge da impermeabilizzante. Quindi se io eccedo troppo con l'acrilico e voglio toglierne un po' con una pezzetta, questo mi consente facilmente di farlo, di ripulire le pigne. E in secondo luogo perché le parti che non rimangono coperte dall'acrilico comunque è bello vederle belle lucide e non opache, quindi io vi consiglio sempre una passata con la gomma lacca o con una vernice, anche perché il legno, come vedete, prende ad avere proprio luce nuova una volta lucidato. È arrivato il momento di dipingere. Come al solito a secco, quindi io non utilizzo acqua, e piano piano ripasso sulle foglie e sui centri.
è una delizia da appendere dietro le nostre porte per un Natale veramente unico, speciale, prezioso ma con poco, prezioso con creatività, prezioso ma veramente con pochi pochi euro. Qui massimo avrete speso l'anello e la colla a caldo, che dire, questa ghirlanda in tutto sarà costata, mettendo anche il colore, la 2 euro il costo di realizzazione. Bene ragazzi, certo, se dovete comprare tutto il materiale ex novo qualcosina di più, però vi rimarrà il materiale come veramente costo di realizzazione poco più o poco meno di 2 euro, non so quantificarlo esattamente. Ottime idee queste da mettere da parte per un eventuale mercatino di Natale, ricordatevelo sempre, quindi ottimizzate i video di Arte per Te. Con poco si può fare tanto. Buona preparazione al Natale e adesso vi lascio alle foto. Ciao! Ghirlanda barra centro tavola in pigna. Perché dico ghirlanda barra centro tavola? Perché se la appendete una ghirlanda, se la mettete al centro del tavolo con un bel cielo in mezzo, diventa uno stupendo centro tavola molto country. Fatemi capire se questo video vi piace regalandomi un bel pollice in su pignososissimo. Soprattutto condividete il video sulle vostre pagine Facebook e scrivetemi cosa ne pensate qui giù sui commenti. Basta parlare perché mi sta andando via la voce e vado a controllare se mi è rimasta qualche altra pigna per qualche lavoretto futuro. scherzo, credo di non farne più con le pigne. Spero che questa cosa delle pigne quest'anno vi sia piaciuto. Certo, questa ghirlanda centro tavola è un regalo meraviglioso se vorrete farlo a un vostro amico per Natale. Da regalare è un pensiero di una bellezza inaudita e se uno volesse comprarlo potrebbe anche spendere per una creazione di questo tipo anche sui 40-50 euro. Quindi non vergognatevi a regalare le vostre creazioni, perché oltre ad avere un valore economico reale hanno un valore artistico ed artigianale incommensurabile, oltre che affettivo, perché sono certa che voi non attendereste mai un lavoro se non per una persona a cui volete particolarmente bene. Quindi sbizzarrite la vostra creatività per addobbare la vostra casa, ma anche per creare degli splendidi regali di Natale. Adesso basta parlare, tutti a creare. Io vi do appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao e buona preparazione al Natale! ¡Gracias!